Ciao a tutti e ben ritrovati nella mia cucina e nel mio canale. Io sono Valeria e anche oggi ho realizzato per voi una golosissima ricetta tutta siciliana. Ma prima di svelarvela, vi ricordo di andare a visitare sia il mio sito internet che anche il mio canale YouTube, se vi fa piacere, di iscrivervi e di attivare le notifiche, ovvero la campanella, così rimarrete sempre aggiornati. Andiamo a svelare subito la ricetta di oggi. Eccoli qua! Questi sono i cialdoni siciliani, ovviamente in versione senza glutine. Se siete curiosi di scoprire come realizzarli, andiamo insieme a guardare cosa ci occorre per prepararli. Realizzare i nostri cialdoni partiamo dalla base, quindi andiamo a creare la nostra frolla senza glutine, iniziando a mettere all'interno di una ciotola due uova, 100 g di zucchero semolato e una bustina di vanillina. Andiamo a lavorare con una fusta manuale. Aggiungiamo 80 ml di olio di semi, in questo caso sto usando olio di semi di girasole. E adesso andiamo ad aggiungere 300 g di farina mix per frolla, ovviamente senza glutine. A questo punto possiamo passare a lavorare il nostro impasto con le mani. Aggiungiamo tutta la farina. Lavoriamo con le mani. Deve risultare un impasto lavorabile, quindi elastico. Se l'impasto dovesse risultare troppo morbido, andate ad aggiungere ad occhio uno o due cucchiai di farina. Questo dipende dalla grandezza delle uova. Una volta realizzato il nostro panetto, vedete l'elasticità, quella che vi spiegavo prima, andiamo a lavorare il panetto direttamente, quindi questo non necessita di riposo in frigo perché è all'olio. Ma prima andiamo ad infarinare con della farina di riso il piano da lavoro e stendiamo la pasta, non troppo sottile, perché dobbiamo andare a creare i nostri cialdoni, che sono una versione praticamente di pasta frolla del cannolo siciliano. Una volta stesa la frolla, lo strumento che ci servirà per realizzare i cialdoni è questo. Il classico cilindro di acciaio per creare i cannoli. In questo caso andremo a fare i cialdoni, quindi dobbiamo andare intanto a intagliare dei rettangoli, quindi andiamo sempre a occhio, togliamo le estremità.
così misurate. Dovete lasciare un po' di bordo perché lo dovete, non lo fate troppo preciso. Ecco, questa è la lunghezza, quindi andiamo a realizzare tanti rettangolini. E create così tutti i vostri rettangoli, ovviamente reimpastando l'eccesso di pasta e procedete così via. Adesso vi faccio vedere come dobbiamo arrotolare. Prima prendiamo il nostro cilindro di acciaio, lo andiamo a spennellare con dell'olio. Così. Adesso posizioniamo il nostro cilindro e arrotoliamo la pasta frolla su se stesso. Così. La parte del bordo la andate a bagnare con dell'acqua per farla aderire meglio. Adesso lo potete mettere sulla teglia che poi andrà in forno e dovete realizzare così tutti i vostri cialdoni. Ve lo faccio rivedere. Allora andate a spennellare il cilindro con dell'olio, lo posizionate e arrotolate la pasta frolla così. E bagnate la parte che coincide. Dovete realizzare così tutti i vostri cialdoni. Una volta pronti tutti i cialdoni, potete infornarli in forno precedentemente riscaldato a 180 gradi per 15-20 minuti. Regolatevi sempre in base al vostro forno. Una volta sfornati i cialdoni, fateli raffreddare e poi dovete con delicatezza estrarre i cilindri così con delicatezza. Un consiglio che ho notato, l'errore che ho fatto, è che voi non dovete farli troppo lunghi perché se no rischiate di andare a rompere la cialda. Quindi dovete farli un po' più piccolini così il cilindro scorrerà molto più semplicemente, non avete difficoltà. Con delicatezza dovete estrarre. La particolarità di questi cilindri è che voi, se li piegate e le riducete di diametro, potete estrarle con facilità. Ma se li avete fatti troppo lunghi, come in questo caso ho fatto io, andate a rifilare il bordo della vostra frolla con una lama di coltello, sempre delicatamente, e le andate ad estrarre. Premendo quindi, come vi dicevo prima, e avete trovato la vostra soluzione. No panic, sempre e comunque. Vi faccio vedere come rifilare. Ok, adesso passiamo alla farcia. Andate a lavorare
400 grammi di ricotta, in questo caso di pecora, con 60 grammi di zucchero a velo. Prima schiacciate un po' con la forchetta la ricotta e poi andate ad aggiungere lo zucchero a velo. Sempre facciamo il passaggio con la forchetta perché andremo a creare la nostra crema, quindi deve venire bella cremosa, omogenea, cremosa. Ok, adesso passate con la frusta e create la vostra crema di ricotta. Pronta la crema di ricotta, andate a riempire o una sac à poche oppure in questo caso io ho la pistola sparabiscotti. Adesso non vi resta che andare a riempire i cialdoni. Continuate così a riempire tutti i vostri cialdoni. Una volta riempiti tutti i vostri cialdoni, li mettete un attimo da parte perché dobbiamo andare noi a realizzare adesso una grassa allo zucchero. Quindi all'interno di un pentolino andiamo a mettere 150 g di zucchero e 75 ml di acqua. Adesso noi ci spostiamo sui fuochi perché deve prendere bollore e quindi crearsi uno sciroppo. Adesso ci siamo spostati sui fuochi. Mescoliamo lo zucchero e portiamo a bollore. Una volta che ha preso il bollore, fate bollire per circa 2-3 minuti e il vostro sciroppo sarà pronto. Ok, passati 3 minuti, il vostro sciroppo è pronto per essere utilizzato. Spegnete e fate raffreddare. Adesso vi faccio vedere come ultimare i cialdoni. Prendete lo sciroppo allo zucchero e spennellate tutta la superficie, tutto il cialdone. Lo dovete spennellare per bene. E poi faccio vedere per bene. Prendete la granella di mandorle e ricoprite il cialdone. Così, lo vedete? Dovete ricoprire i cialdoni. Procedete così con tutti i vostri cialdoni, ovviamente. E voilà! I cialdoni siciliani senza glutine sono pronti per essere gustati. Buon appetito, un bacione dalla celiaca dell'Etna. E mi raccomando, seguitemi numerosi sui social. A presto con una nuova ricetta senza glutine, tutta per voi. Buon appetito!